me piace tanto conoscere la gente famosa e conosco già quello che recita nella pubblicità del Rio Mare Patè, perché è della mia città e frequentava il mio stesso liceo. Anche una letteronza di Mai Dire Gol studiava in quel liceo e a volte la incontro ancora in stazione e parliamo. Lei è dolcissima e non si dà arie, anche se è diventata una letteronza e fa anche le televendite del mercatone dell'arredamento di Fizzonasco, di una bevanda alla papaya che fa dimagrire e di un prosciutto crudo. La mia città, anche se è piccola, ha tanti abitanti famosi. Valentino lo stilista, per esempio, Parisi il pugile, una tatuatrice che per adesso non è famosa, ma che tra un po' potrebbe diventarlo, perché i Pink Floyd hanno usato un suo quadro, lei dipinge oltre a tatuare, come copertina di un loro album, senza chiedere l'autorizzazione. Così lei li ha denunciati e, se dovesse vincere la causa, diventerebbe ricchissima e famosa. Poi uno scrittore che ha scritto un libro sulle casalinghe della mia città che pare sia così famoso che, appena dico a qualcuno dove abito, mi chiedono sempre se mia mamma fa la casalinga. Mia mamma in effetti fa la casalinga, ma è solo un caso perché lei doveva fare il giudice, però doveva andare a farlo in Sicilia, quando ancora c'era la mafia che uccideva i giudici. Così mio papà le ha detto di scegliere se fare la casalinga e stare con lui o se fare il giudice e andare in Sicilia. Siccome mia mamma era incinta di me e mio padre voleva che abortisse se diventava giudice, non volendo che la mafia mi ammazzasse. Allora mia mamma è diventata casalinga e io sono nato. Sono nato il 7 ottobre, che ho scoperto essere il compleanno di Himmler. Lo so perché ho visto prima della pensione di Thomas Bernhard, uno spettacolo teatrale dove alcune persone festeggiano il suo compleanno, anche se lui è già morto e anche se lui non era proprio una brava persona. Nonostante molti siano convinti che sia la città delle casalinghe, la mia città in realtà è conosciuta come la città delle 3P, pazzi, puttane e peperoni. A dire il vero, di peperoni non se ne vedono tanti in giro, ma di pazzi e puttane ce ne sono a volontà. Di pazzi è pieno perché hanno chiuso il manicomio e li hanno dovuti mettere per strada, tra le prostitute. C'è anche una via che è simile ad Amsterdam. Ci sono le prostitute in vetrina, ma si tratta di donne vecchissime e le vetrine sarebbero in realtà porte a vetri, attraverso cui puoi guardarle mentre stanno sul divano a mangiare o a guardare la televisione. Quelle sono le prostitute storiche, ma ormai ci vanno solo i vecchietti perché i giovani non piacciono più. Per spiegare le 3P della mia città esiste una storiella che ha un po' il sapore di leggenda, ma che è ogni modo interessante. Nella mia città c'era una grande caserma della cavalleria e lì, essendoci tanti soldati, avevano bisogno di molte prostitute. Così queste arrivavano da tutta Italia e si stabilivano da noi per far felici i soldati. Essendo una caserma della cavalleria, era piena di cavalli e la loro cacca veniva data ai contadini della zona per concimare i campi di peperoni. La cacca era talmente abbondante che i peperoni nascevano enormi, però se ne mangiavi troppi potevi impazzire. Un sacco di gente ne ha mangiati troppi perché pare fossero buoni, così hanno dovuto aprire il manicomio.